Salut tout le monde, c'est Gab Morrison. Aujourd'hui avec mon gars Naver. Ça va ou quoi mon gars? A posto. Bon, déjà, on est où en fait? Siamo a Trastevere nello studio 13. Questo è il nostro studio, studio Yoda. Mio produttore, mio fratello. Mi chiamo Naver, il nome d'arte è Naver, ho 21 anni, vengo da Trastevere, faccio musica dal 2015. Fanno la ola sotto i palazzi, ma non stanno nello stadio. Giovani già, poco doppi tagli che si sporcano le mani. Dai un contratto, vedi il mio amico si sposta da quella cantina. Déjà, t'as commencé quand? T'as commencé comment le son? Iniziamo nel 2015, 2016 circa. Prima musica old school, poi piano piano sono entrato nel mondo della trap. Ho fatto un sacco di conoscenze e sono entrato a far parte di un gruppo. Ça fait combien de temps que t'as registré ici? Allora, io e Emiliano ci siamo conosciuti circa 3 anni fa e ho iniziato a recare qui appena ci siamo conosciuti. Poi ci sono tantissimi altri studi in cui vado a registrare, però questo è lo studio in cui mi sento proprio a casa. Sono qua, faccio una canna, metto qui, recco, registro, scrivo la strofa. Sono qua con un mio amico, quindi sto in famiglia. Ok, ok, Tom, quel tipo di prod che ci fai? Allora, facciamo qua, faccio diciamo beat, soprattutto trap. Per mio fratello stiamo lavorando anche a roba nuova drill. Per quanto riguarda invece altri artisti, lavoro anche su roba magari pop, R&B. Facciamo tutto, insomma, facciamo musica, questo è l'importante. Andiamo fuori? For show. Andiamo fuori. Questa è una via romana, siamo in mezzo alle mura romane. In mezzo al culto, il culto nel culto. Ci sono altri studi o mi hai detto qua? Sì, qua da queste parti a Trastevere non ci sono altri studi che io conosco. Però a Roma in base ce ne stanno tantissimi. Roma è gigantesca, ci sono un sacco di artisti, un sacco di produttori validi, fortissimi. E ci sono un sacco di studi dove puoi andare a reccare, a fare il beat. Poi appunto conosco un sacco di persone, quindi vado in tantissimi studi. Ogni settimana almeno 3 studi differenti. Perché il nome 13 Studio? Perché 13 è il nostro rione, perché prima Roma era divisa in rioni. Il rione 13esimo è Trastevere, che è il nostro quartiere. Qua siamo praticamente all'inizio del rione, fra. Qua stiamo proprio imboccando nella zona. Adesso ti faccio vedere un posto spettacolare, bro. Young Lip hanno girato una parte lì, dopo ci passiamo su Viale Trastevere, che è la via principale di Trastevere. Poi una parte l'ha girata in cima a questa specie di collina dove appunto ci sta la Madonnina e si vede tutta Roma. Adesso siamo al confine tra Trastevere e Monteverde, che sono due quartieri, il mio e un altro quartiere. Questa è la parte più alta da dove possiamo vedere tutto. Ci sta veramente tutta Roma, là c'è l'Eur, là ci sta San Paolo, il gasometro. Qua siamo al top, ci veniamo qua, ci mettiamo. Ci abbiamo girato il video, look Valos è arrivato. Qua ho girato il video di AO e in precedenza già eravamo venuti a scattare delle foto perché questa è stata appena ristrutturata, prima era un po' vecchia, stava giù. L'hanno portata qui, l'hanno rifatta tutta quanta. Adesso è nuovo. Oh frérot, t'as fait un... Ci sono dei drill aussi a pas longtemps? Sì, AO è il mio primo pezzo drill droppato. Ho già tantissimi altri pezzi in cantiere drill e per me la cultura drill che è arrivata qua in Italia è stata una bomba, perché io già ascoltavo la drill, ascoltavo Vivio, mi è sempre piaciuto il suono. Quando è arrivata in Italia è stata veramente una sorpresa. C'est quoi le différences tra la drill italiana e la drill des autres pays? No, sicuramente la lingua, perché tipo la drill americana c'è proprio un suono differente, drill UK c'è un suono differente, ogni drill ha uno suono differente perché la lingua decide questo. Però sotto questo punto di vista il suono è sempre quello, la drill ha gli stessi suoni. Però la differenza secondo me la fa un sacco la lingua. Ci vanno a fare tutti i suoni come ça? Sì, farò altri pezzi di drill, ho già pronto un sacco di roba, anche collaborazioni, quindi we on fire. Mais si ici à Rome, est-ce que c'est différent des autres villes d'Italie, le son? Parce qu'à Naples, ça a son truc, à Milan aussi. Certo, perché anche la differenza che c'era nelle lingue con i diversi paesi c'è anche in Italia, perché in Italia ogni parte dell'Italia ha un suo accento, ha un suo slang. Già da Milano a Roma ci sono differenze, da Roma al sud ancora più basso, Puglia, Sicilia, ci sono delle differenze. Penso anche negli altri paesi sia così. Justement, il y a une façon de parler ici qui est différente d'ailleurs, j'imagine. Sì, c'è stata qualche parola differente, però comunque alla fine
io parlo molto italiano, non parlo tanto romano. Alla fine ci sono molte parole slengate in romano, come ci stanno appunto in napoletano, in milanese. Semplicemente uno slang dato dall'accento. Vasi, presentami il tuo collega. Valerio, in arte Valos. Bella, mio fratellino, regà. Classe 2003, di Monteverde, spacca un botto. Sempre prodotto da mio fratello, qua siamo tutti in famiglia. Hai mai fatto videoclip? Sì, abbiamo fatto un sacco di tracce insieme. Da mo so già 3 anni che ci conosciamo. Abbiamo fatto un sacco di videoclip insieme. Di recente è uscito NSG. Poi uscirà anche un'altra traccia nel tape di Valerio. Sogniamo palazzi alti in giro il nostro nome, nati nel quartiere, cresciuti dal rione. Sogniamo palazzi alti in giro il nostro nome, nati nel quartiere, cresciuti dal rione. Frate, un gran quartiere qua a sedere? Come dicevo prima, un piccolo paese all'interno di Roma, sembra proprio un paesello. E è un quartiere abbastanza grande, diciamo, rispetto ad altri quartieri. Non è grandissimo, però abbastanza grande. Qui si esca d'autres rappeurs un petit peu, c'est comment? Sì, ci stanno altri rapper qui, e alcuni dovranno anche venire, penso ci raggiungeranno più tardi. Io ne conosco un po', però poi ci sono anche dei big all'interno di questa zona. Non so se conosci Ketama. Ah, sì, sì, sì. E tutta la 126, che è il loro gruppo. Sono, diciamo, dei dintorni, abbiamo un trasferimento. Ok. C'est comment ici, on est pas loin du centre-ville, c'est différent des autres quartiers de Rome, je pense. Diciamo che è molto vicino al centro, con i mezzi ci arrivi in 10 minuti, un quarto d'ora da qua. Diciamo che è più un quartiere centrale, quindi una zona molto usata per il divertimento. La sera è sempre piena di persone, il giorno è sempre piena di persone, capì? La gente ci va a fare le passeggiate, è un bel quartiere. La sera si trasforma, diventa tipo Gotham City. Si mangia bene su qua. Si mangia bene a Roma, sì. In generale, a Trastevere si mangia benissimo. Questi sono gli scaloni di Viale Glorioso, dove ha vissuto Sergio Leone, il regista. Vedi, ci sta proprio la targa. Allora, in questo posto abbiamo girato un feat con Ash da Bari. È venuto qua, abbiamo girato il video su questa parte della scalinata. Poi non ci sono altri video in cui l'abbiamo usata, perché è un posto molto utilizzato anche da persone che non sono del quartiere. Però proprio perché è un posto che rappresenta un sacco. Poi tutte queste scale riempite di persone sono veramente fighe. È un posto appunto dove ci escono le persone la sera. Qua infatti vedi tutte le bottiglie. C'è un po' di macello perché vengono a far serata sempre qua. Hai fatto collaborazioni con francesi? Sì, è uscita una collaborazione insieme a IMS da Parigi e adesso sta arrivando una collaborazione con altri artisti francesi. Un sacco di bombe, la Francia spacca una cifra a livello musicale, quindi super collab stanno arrivando. Il rap francese mi piace un sacco, ascolto appunto Gazzo, perché appunto la drill in questo periodo mi fomenta un sacco, me l'ascolta a stecca. Poi sì, PNL pure per le melodie, ma in generale la musica francese spacca. C'è plein di feat che sono tra France e Italia, tu pensi? Ça fa un buon mélange? Secondo me, da quando l'Italia ha cominciato a collaborare con gli altri paesi, come tipo la Francia, la Spagna, oppure l'Inghilterra, per me è una cosa solo buona per l'Italia, per la musica italiana, perché diverse culture creano sempre una cosa migliore. Per me è una cosa bellissima, infatti collaboro un sacco spesso con artisti anche francesi, spagnoli, inglesi, perché mi piace collaborare con persone di una diversa cultura dalla mia. Certain Credi, vieni qua, fra. Oh. Anche tu fai musica? Sì, fra, io da 10 anni faccio musica. Una vita, frate. Prima ho iniziato prima di loro. Ha cominciato ieri, sto amico. Però in verità diciamo che il mio percorso col rap sono andato su altre vie, adesso canto di più. Però comunque no, voglia. Ho fatto un sacco di gavetta, freestyle, girato quasi tutti gli studi di Roma, ho aperto un sacco di concerti a Roma. Insomma, ne ho fatta. Invece sta anche il Valerietto, adesso Valerietto è una delle nuove leve. Ragazzetto anche pure qui. Il Valerietto l'abbiamo super appato, fra, perché il Valerietto è piccolo, però c'ha la testa grande. E giustamente, il petit rap ici,
Les jeunes, il y a les anciens ou quoi? Qua di zona non mi pare proprio che ci siano proprio old school rapper. Qua di Trastevere le persone più grandi appunto erano Side che dava con loro, ma non sono vecchi come sì, intendi. Sì, sì. Quindi no, da queste parti non tantissimo. Qua siamo a San Cosimato che è una delle piazze principali di Trastevere, ma adesso hanno montato un enorme schermo perché l'estate qua fanno il cinema all'aperto. Apre il mercato del pesce, carne, frutta, verdura, tutto qua. Sono cresciuto qua su questa piazza giocando a pallone tutti i giorni. Diciamo che Trastevere a livello musicale negli ultimi anni si sta affermando anche grazie a noi, perché portiamo un sacco in alto il nome del quartiere e pensa che ci sono persone appunto che magari mi conoscono da fuori e conoscono Trastevere perché io parlo un sacco di Trastevere. Sono veramente legato a questo posto. Iniziamo ad entrare intorno ai vicoli che sono molto caratteristici e a Roma non ce ne stanno più tanti delle stradine così strette. No, cioè adesso sì, ancora sì. Comunque sono tra le vie principali, però man mano che passeggi per Trastevere, forse non da questa parte, di più dall'altra parte di Viale Trastevere, è rimasta proprio integra come storia, magari ci becchi ancora le antiche signore affacciate ai balconi che guardano. Che San Callisto, e poi là ci sta Santa Maria che adesso vedi, fratello, spacca troppo. Dove siamo, fra? Piazza Santa Maria in Trastevere. Sono stato battezzato in questa chiesa qua. È proprio la piazza principale di Trastevere, ci sta la fontana qui al centro. Questa è la piazza che la notte è tutta illuminata. Mood di serata qua, ci veniamo sempre tra questa piazza e l'altra. Praticamente anche qui, maggior parte della mia infanzia. Qua ci abita mia nonna, davanti ci abita l'altra mia nonna, una palazzina più in là. La via, quella via là, è stata la mia prima casa, vivevo in un monolocale con mia madre e mio padre. C'è il côté un peu plus animé tout de la ville ici, du quartier ici. Allora qua la sera, specialmente la sera, qui dove siamo adesso, c'è il doppio della gente. E comunque già adesso c'è stata tanta gente. Lì, sempre piazza San Callisto, c'è stata attività la sera, eccetera. Appunto noi siamo cresciuti sempre, tutte le sere qua, su queste due piazze. Tutte le cose che abbiamo fatto e sono successe, tutte qui. Quindi la parte animata è questa. Se la dernière question c'est là, c'est quoi ton équipe de foot préférée? Trastevere. Eh oui, è una buona equipe, e sono show ici o qua? Sta in Serie D, ancora dobbiamo salire, però piano piano. Ok, sa tu mon gars. C'è quoi tes réseaux, si consigli? Naver trattino basso R13 su Instagram, Naver su tutti i social, Spotify, Twitter, YouTube, ovunque. Perfetto, fra, grazie mille. Let's go, grazie a te, bro. Fanno la ola sotto i palazzi, ma non stanno nello stadio. Come una curva, le mani in alto, stanno recitando un coro. Fanno la ola sotto i palazzi, ma non stanno nello stadio. Giovani già, poco doppi tagli, che si sporcano le mani.